stato un ultimamente un disaccoppiamento tra il costo del lavoro e la produttività. Succede anche questa volta che la rivoluzione in modo automatico creerà nuovi posti di lavoro, o forse è il caso che questa volta la politica intervenga in questo modo per fare in modo che succeda anche questa volta? No, ripeti. Tutte le rivoluzioni per l'industriale alla fine hanno creato nuovi posti di lavoro, abbattendo degli altri ovviamente. Questa volta ci succederà una situazione che non è. Allora, ci sono. Ci sono 20 pagine nel libro di questa cosa qua, perché obiettivamente il tema è molto sbattuto. Ed è molto complicato. Vediamo da che parte prendere il modo più facile. Il film Tempi Moderni di Charlie Chaplin era una visione distopica. L'altra visione distopica è che le macchine fanno tutto e la gente muore di fame per strada. Sono i due opposti, no? O fanno tutto gli uomini o fanno tutto le macchine. In realtà non è così, niente è così. I posti, se tu vai oggi in qualunque azienda manufatturiera, tutte le attività ripetitive oggi sono fatte da macchine e poi ci sono le persone che lavorano con le macchine. La quantità di prodotto è aumentata e anche la quantità di consumo è aumentata. La quantità di prodotto immateriale aumenterà e anche la quantità di consumo immateriale. E tanto tutta la parte ripetitiva sarà fatta dalle macchine. La parte non ripetitiva sarà la parte degli umani, che magari usano anche le macchine. Faccio un esempio così cittadino: i sistemi di intelligenza artificiale tireranno fuori i dati. Da qualunque roba ci aiuteranno a dare i dati, nel senso ci diranno le cose da fare. Non è proprio così, perché ci deve essere qualcuno esperto che prenda quel sistema di quella macchina lì e la fa andare. E sta tirando fuori i dati. La quantità di dati che noi andremo ad accumulare è superiore a qualunque immaginazione. Bombasselli, che è il padrone della Rainbow, ha presentato il libro in azienda da lui, a un suo comitato di direzione. Allora, la Rainbow, per chi non la conosce, fa i premi di Secret, Joe, Fiat, Volkswagen, tutti, Porsche, Ferrari, Formula 1, tutti, e hanno due stabilimenti negli Stati Uniti, due in Brasile, uno in Messico, e in altri modi un certo numero. Fanno un comitato direttivo e a questo comitato direttivo può essere invitato a presentare metalmeccanici, ghisa, no, fonderia, e poi in discussione con il suo comitato direttivo dice cosa vuol dire questa cosa per la Rainbow. Risulta che la Tesla è in trattativa, con la Rainbow per l'equipaggiamento delle macchine e la Tesla gli ha detto ti do i dati, tu mi fai lo sconto perché io ti do i dati. Oggi la Rainbow quando fa una pizza non sa quanto materiale deve mettere dentro, cioè mette di tanto e poi via via comincia, però ci ho molto cauta perché se poi prendi i schianti sono calde, no? Però non sanno esattamente il comportamento. La Tesla ha i sensori dovunque, perché uno degli effetti degli andamenti esponenziali è che avremo l'elettronica dovunque, che accumula dati e lo dice tutto. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la Rainbow accumulerà, non so se è chiuso il contratto, se l'ha chiuso, quantità di dati immensi, dove ha per ogni pastiglia, di ogni gomma, di ogni ruota, ogni frenata, di ogni macchina, l'intensità della frenata, le condizioni atmosferiche, il fondo stradale, la velocità, la decelerazione, tutti questi dati qui finiscono alla Rainbow in un sistema dove un umano non è in grado di tirare fuori il significato e ci sarà qualcuno che prende quei dati e con uno strumento di intelligenza artificiale li analizza
e dice possiamo togliere il 12,5% di visa dalla vita, che vuol dire 12,5% di visa in meno, 12,5% di fonderia in meno e ottimizzazione. Questo tipo di cose sono cose che noi non manco ci immaginiamo, ma generano un sacco di posti, meno gente in fonderia, ma moltissima gente in più nell'analisi dei dati, nell'informatica e eccetera. Qui c'è un problema. Il problema è che è poi adattamento. Perché quindi nel medio lungo periodo io sono ottimista. Nel breve osservo che i fotografi, cioè ci sono tutta una serie di categorie che sono già scomparse e altre che ne scompariranno, i giornalisti, non che scompariranno, ma si dimensione. Sono già cose, eh? No, ma l'avvocato secondo me è un piccolo. Gli avvocati secondo me aumentano perché è una professione regolata, per cui tu, cioè, a meno che un paese non decida che il sistema di intelligenza artificiale può partecipare e superare l'esame di avvocato, alla fine quello che si firma deve essere un avvocato. La quantità di cause aumenterà enormemente. Quindi continua a lavorare su Boston più che fatto da te. No, capito. Allora su Boston, su Vienna e Lunitz, dico che ci mette la nostra quella. Sicuramente conviene fare, conviene lavorare su Boston più che fare su Boston, di sicuro. Non esiste solo Boston, quindi arrivano anche i concorrenti di Boston, magari segmentati per ambiti, però sicuramente sì. Allora Watson oggi costa, Watson nel sistema di intelligenza artificiale di Vienna oggi costa un tanto al chilo, 1 milione al mese. Se tu vuoi usare Watson paghi 1 milione e arrivi una truppa di gente che ti monta Watson, poi costerà 100.000 al mese, poi ne costerà 10.000, poi ne costerà 1.000, poi ci sarà qualcuno che ti darà le funzioni identiche in cambio di pubblicità, in cambio della cessione dei dati e via dicendo. Nel giro di 7-8 anni, ma anche prima, 5 anni ci saranno, ma anche prima, 3 anni ci saranno già per ambiti verticali tantissimi sistemi di intelligenza artificiale dove tutti attacchi e il cambio sui legali di quei dati. Su quanto dicevi prima, il data science sta la brevo, no? Salvo che tu dici sul medio siamo ottimisti, però oggi i dati dell'Unione Europea, i dati Confindustria in Italia ci dicono che quelle posizioni lì già ci sono, c'è un fallimento di mercato per formare le persone, c'è un fallimento dello Stato, come... No, no, c'è un fallimento di mercato di sicuro, perché non tutti sanno che c'è uno short, c'è una mancanza di 170.000 persone informatiche nei prossimi 3-5 anni in Italia. Il problema è, scusate, non ho grande rispetto per tutti, ma è nella quantità. Noi lavoriamo troppi filosofi e troppi pochi informatici. E qui, ragazzi, servono anche i filosofi, ma dobbiamo far lavorare più informatici, più da passare. Filosofo informatico, se proprio vuoi fare il filosofo, sì. Io non è per fare polemica, però io ho un'insieme diversa, perché è interessante fare il dibattito su questo. La disoccupazione tecnologica secondo me è molto più reale e possiamo parlare anche di gap tra mondo universitario e mondo del lavoro. Io studio biotecnologie, le biotecnologie sono un campo in enorme crescita, nonostante questo c'è grandissima difficoltà a cercare lavoro, a trovare lavoro eccetera eccetera. Il problema è che le piattaforme come Facebook, che è una delle più grandi da adesso eccetera eccetera, non hanno bisogno di lavoratori, sono veramente lavoratori che lavorano per Facebook Italia. Ma tu fai più tecnologia non per andare a lavorare da Facebook Italia, magari per andare a BBC o a qualche altra fabbrica di tecnologia. Certo, però è un altro campo dove c'è un grande hype, c'è una grande crescita. Bisogna separare l'hype dai fatti e poi bisogna smetterla di pensare all'Italia come il mercato, perché l'Italia ha un PIL
è sostanzialmente flat, è sostanzialmente piatto, mentre il mondo cresce del 3-3,5% all'anno. Ragazzi, bisogna prendere, bisogna andare. Però secondo me è un po' pericoloso pensare che i dati adesso non ci dicono che queste nuove tecnologie stanno creando lavoro, ci dicono che le stanno distruggendo. No. WhatsApp è stato in no, 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 piatti, non è così. Aveva 50 dipendenti. Non è così. Non è così. Non è così. Si parla le opinioni dai numeri. Le opinioni sulla crescita, come vengono fatte certe indagini? A me le fanno queste domande. Secondo te questa roba sta andando meglio o peggio? Sono, e poi ti dicono, in Italia prende questo, sulla base delle opinioni di manager. Però se parlo le opinioni dai dati, in Germania, dove l'informatizzazione dei processi industriali è decisamente molto più spinta che in Italia, si stanno creando centinaia di migliaia di posti di lavoro all'anno. Quindi non è così. E questi sono problemi. Basta. Allora, se non è che di punto è l'inizio, barra, costruiamo domani un capitale per la. Grazie.